Andiamo oggi a parlare di un set di pentole marcato Dake, una delle marche più famose all'interno dello store di Amazon, una marca collaboratrice con ICOC e marche di questo tipo, principalmente marca che si occupa di cucina, di casa cucina. E in questo video andiamo a illustrare e andiamo a fare una breve recensione per quanto riguarda un set di pentole, ben 10 pezzi, tutti quanti aderenti, tutti quanti composti da acciaio inox. Abbiamo 10 pezzi dei quali andiamo adesso ad illustrarli nel loro dettaglio. Abbiamo una casseruola con un coperchio di 24 cm, abbiamo un vaso per il latte con un coperchio di 16 cm, abbiamo altre due casseruole con un coperchio da 18 cm e 20 cm e una padella senza il coperchio di 24 cm, in più un piccolo regalino, un piccolo gadget, due guanti da forno che li ho utilizzati anche all'interno del video per testare queste pentole perché, ahimè, un piccolo difetto lo hanno, ovvero che si surriscaldano molto non avendo nessuna parte isolante intorno ai manici, quindi sono stato costretto a tenere queste presine da forno. Una piccola cosa da notare è che all'interno delle casseruole, quelle più grandi, è presente una piccola linea nella quale viene sottolineato il livello dell'acqua, il livello del liquido che noi andremo ad inserire. All'interno della confezione, che ci tengo a sottolineare, è composta veramente molto bene. Sembrano esserci troppi pezzi di cartone, troppa plastica, quando invece è fatto tutto in modo che non si graffiano, che non vanno in contatto l'uno con l'altro. Sembra molto complicata la confezione, ma in realtà è fatta veramente molto bene perché ovviamente vengono dalla Cina, sono made in Cina, quindi devono dover supportare tutto quanto il trasporto. Il prezzo si aggira intorno ai 100 euro, in questo momento nella precisione siamo a 96,98 euro, ma li troviamo spesso in offerta lampo a 82,43 euro. Il prezzo più basso è stato 67,98, ma penso che sia stato un errore di un altro set di pentole sempre venduto da ICOC, il quale però è composto da meno pentole rispetto a questo qua. Alcune cose da sottolineare sono le temperature che possono essere sopportabili fino a 180 gradi con il coperchio, 220 gradi invece senza il coperchio. All'interno del video l'ho un po' spezzettato mostrando sia un po' l'unboxing di quello che è la scatola e sia un piccolo test che ho fatto io dove ho provato a cucinare un attimo. N non siamo qui per valutare il modo in cui stiamo cucinando, il modo in cui si è fatta la ricetta o altro, siamo qui per valutare come hanno fu funzionato le pentole e alla fine del video, alla fine del test, posso dire che hanno funzionato, che hanno svolto il loro compito veramente molto bene. Una volta lavate sono uscite fuori veramente molto bene, per cui posso ritenermi soddisfatto. Il prezzo probabilmente è un pochino eccessivo, ma comunque aspettando il potrebbe essere un prezzo anche accettabile.